Buongiorno a tutti, oggi è lunedì 17 agosto, sono le 13.29, 13.30 e ci occupiamo di Bitcoin. Faccio un aggiornamento perché è estate e mi sto godendo delle meritate vacanze. Allora, dunque, come avevamo detto nella precedente analisi, siamo arrivati a farci un bel movimento di questo tipo, ovvero partenza di T più 3 inverso, dato da questo 9 barre un T settimanale inverso laterale, dovrebbe essere rialzista, ma in questo caso è neutro rialzista, perché questo massimo non ha violato questo massimo, è stato sempre inside, all'interno di questa candelona del 2 di agosto, giusto per dare fastidio a chiunque non sappia fare trading e che non conosca appunto questi termini, ed avendo fatto un massimo di 12.080 dollari contro un massimo di 12.100, poi è andato probabilmente anche a farsi una divergenza ribassista, di inversione ribassista, vediamo se c'è, e ha dato vita al secondo T, giusto in tempo. Ok. Massimi decrescenti, massimi crescenti. Brutto tra l'altro, perché non è bellissima come divergenza quando c'è una roba di questo tipo, però se vogliamo fare così, ecco, ok, solo che poi ci sarebbe venuta contro, per cui non bella, ma cioè, d'accordo, comunque questo massimo è superiore e questo secondo invece inferiore. Ha fatto bella. Comunque, partenza di secondo T inverso. Non ho ancora segnato, ma facciamo così. Aggiungiamo qua il secondo T inverso che è già arrivato a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 candele su minimo 6, in media 8, massimo 11. Ok, facciamolo un pochino più piccolo comunque. E che cosa è successo? Anche in questo caso abbiamo provato a violare questo swing con una prima discesa non confermata e stiamo provando di nuovo a risalire per vincolare appunto in chiusura di T tutto il movimento stesso. In questo momento peraltro abbiamo più che la conferma della partenza di un T più 3 inverso perché siamo arrivati a ben 16 barre che ci dicono che abbiamo un T più 1 laterale, perché da questo massimo non siamo riusciti ad andare né in violazione di questo massimo né di questo, e abbiamo avuto un ritracciamento di inverso molto forte. Per cui, come vi dicevo, la spinta al rialzo continua a essere molto forte. E già prima che andassimo in Golden Cross, comunque, siamo tornati sopra i massimi precedenti. Quindi tutto confermato quello che vi dicevo nelle precedenti analisi. Cercate sempre di prediligere il rialzo rispetto al ribasso perché la tendenza volumetrica è estremamente forte anche in estate e anche se ci sono dei volumi molto più bassi rispetto a tutti gli altri periodi. Continuiamo ad andare in questa zona qua degli indicatori dell'RSI, ma non la violiamo, così proviamo a continuare a salire ad aggiornare. Per quanto riguarda l'indice, il secondo T mensile è partito da qua e siamo arrivati a 9 più 6 giorni, siamo arrivati già a 15 giorni su un massimo di 21. Quindi anche in questo caso però facciamo attenzione a quelle che sono le chiusure, ovvero se abbiamo avuto in questa zona qui 5 barre, esatto, qui una chiusura di T-1, in caso non iniziassimo ad andare in violazione di questo massimo a 11.986, o se ci arrivassimo andassimo in violazione ma non ci fossero poi volumi, attenzione perché andremo in chiusura non soltanto di un T settimanale che richiede un semplice T-3, ovvero un giornaliero ribassista, ma anche in chiusura di un T+1 che richiede un T-2 ribassista di indice, ovvero 2 giorni, 2 T-3, ok? Per cui si dovrebbe tornare poi eventualmente sotto questo minimo, in questo caso, sotto gli 11.685 se volessimo andare a chiudere da domani in avanti lo stesso, anche in realtà basterebbe sotto gli 11.000,
11.771 dollari se si partisse, si provasse a salire e poi si andasse a chiudere, perché questo ci farebbe appunto da condizione minima per la chiusura appunto del bisettimanale. Successivamente alla chiusura del bisettimanale del TP1 avremo di nuovo spinta al rialzo, per cui fate sempre molta attenzione a come vi muovete, perché la tendenza è estremamente forte ed è a rialzo. Finché non dovremo andare a chiudere in qualche cosa tipo appunto un T più 4, un semestrale o un bisettimanale, scusate, o un mensile, un T più 2, oppure un trimestrale, un T più 3, poche volte faremo degli scivoloni. Anche in questo caso qui abbiamo fatto il minimo indispensabile per andare a chiudere il nostro T più 4 semestrale. Abbiamo creato un minimo qua, ci siamo andati sotto con una settimana. Saluti e baci a tutti, sapendo già che prendendolo da qua abbiamo un T più 1 che va a chiudere appunto un T più 4. Capite che se creiamo un'area di in cui andiamo a galleggiare, non facciamo cose particolari, un po' come qua anche, e andiamo sotto questo minimo qua, noi abbiamo creato le condizioni non solo per la violazione di questo minimo, ma anche di questo. Abbiamo il nostro T più 1 che chiude il T più 4 semestrale. Sono trucchetti che utilizzano. Più sono laterali, più non mi dicono dove vogliono andare, e poi quando ci vanno partono con queste candele qua. E intanto hanno fatto il minimo indispensabile, regole base della ciclica, ricordate nella ciclica evoluta, per andare a far partire un T più 4 in sordina, perché è partito con questa lateralità e poi una spinta fortissima a rialzo. Quindi iniziamo a fare attenzione alla chiusura del TP1, d'accordo? Quindi il TP1 richiede un T-2 ribassista per chiudere. Successivamente vedremo la chiusura dell'inverso e quindi potremo avere più spinta a rialzo di nuovo. Vi ringrazio per l'ascolto. State crescendo tanto sul canale, perché siamo arrivati a, dunque, a oltre 720 iscritti, quindi grazie. Mi raccomando, continuate a seguire le indicazioni e a fare formazione su voi stessi, perché è la cosa più importante, così non dovete più dipendere da nessuno, neanche dalle mie analisi. Vi ringrazio per l'ascolto e vi auguro una splendida giornata.